Aria Sanremo Tour, siamo ad Acerra, al Teatro Italia, con noi il vice sindaco di Acerra, Cuono Lombardi. Lei è appena intervenuto sul palco, è partita la manifestazione. Promuovere iniziative che vedono protagonisti giovani è sicuramente buona cosa. Cosa ne pensa e come si attiva la città di Acerra per stimolare i ragazzi? Allora, è un discorso complesso che noi diamo continuità a un ragionamento, essendo un'amministrazione uscente da 5 anni. Riconfermata. Riconfermata dai 5 anni precedenti. Ricordiamo che il sindaco di Acerra è Raffaele Lettieri. Raffaele Lettieri, e quindi anche un sindaco giovane che sta molto vicino alle iniziative dei giovani. Quindi in continuità con tanto già seminato negli anni passati, noi partendo proprio da quello che è la cultura musicale, quindi a tema con questa serata, abbiamo fatto una serie di iniziative, organizzato una serie di iniziative con giovani del territorio e non, sotto il profilo musicale, che attraverso la musica noi riteniamo che esiste anche una sinergia, una interazione con quello che è il mondo sociale e culturale dei nostri territori. È chiaro che i nostri territori vivono una condizione, tra virgolette, repressa, dovuta a quella alla mancanza di lavoro, quindi è una condizione, diciamo, sociale oggettiva di tutto il meridione. Ma da questo punto di vista noi abbiamo attivato una serie di progettazioni, non ultimo che ci ha visto l'approvazione qualche giorno fa, Benessere Giovani, dove noi attraverso proprio la musica e la cinematografia abbiamo creato un progetto che l'abbiamo visto finanziato, vi ripeto, con Benessere con i fondi regionali. Con i fondi regionali, siamo arrivati nelle prime postazioni, abbiamo avuto un finanziamento corposo in base pure alla validità del progetto. Quindi ci saranno altre iniziative per stimolare i giovani, e da questo punto di vista abbiamo puntato, diciamo, la nostra progettazione è andata in un settore che non è molto diffuso ma è innovativo per i giovani, è quello della cinematografia. Quindi alla fine noi organizzeremo corsi di formazione per creare queste nuove professionalità che possono avere inserimento molto più facile in un contesto lavorativo, territoriale e non.